Nella scrittura di Dimitri Ruggeri si è spesso parlato di poesia di reportage e tuttavia se l'elemento documentaristico è senz'altro presente, occorre specificare le modalità mediante le quali tale istanza si declina e l'alto grado di problematizzazione alla quale la voce poetica è soggetta, facendosi tramite di una tensione etica e conoscitiva di rara intensità. Laddove lo sguardo documentaristico avrebbe comportato una focalizzazione esterna, con un movimento di macchina sostanzialmente estraneo a quanto viene catturato dall'obiettivo, la poesia di Ruggeri, al contrario, non si limita alla pura registrazione di fatti, cose e persone, bensì tenta di restituirne una percezione dall'interno, che non teme di sfidare i limiti imposti dal ben dire e dal ben pensare. Il soggetto poetico aderisce in primis a un'identità circostanziata. È un viaggiatore occidentale che sceglie consapevolmente di rifuggire in luoghi del turismo sicuro massificato, quelli da Erasmus o la mostra di Van Gogh, per inoltrarsi nelle periferie più sordide e infette di Sarajevo o di Vladivostok, al fine di affrontare un necessario viatico senza protezioni, nel ronzio inumano dell'umanità. L'umanità reietta e accolta dal tessuto dei versi e l'umanità la cui esistenza si tende troppo spesso a rimuovere, poiché essa si presenta come corpo anatomico e sociale, in brandelli, sempre sul punto di essere fagocitato e nel contempo sopravvivente come simulacro di un senso di colpa. L'umanità inesorabilmente contagiata e scarnificata dagli effetti dell'economia globale, dai regimi repressivi, da condizioni sanitarie ad altissimo rischio, dal crocodile dal quale si intona il rovesciamento tragico grottesco di una preghiera, nella quale del Pater Noster non resta che il luogo turistico. Ebbene, lo stesso soggetto, fattosi coscientemente testimone delle atrocità che lo circondano, oscilla fra la spietata invettiva, vissuta come unica via di reazione possibile, e il conato spasmodico a incarnarsi in ciò che vede, a marchiare la propria epidermide con i segni dello sfacelo. Bambini e zanzare sembra dirci che gli spettri sono reali, sia che si tratti dei valori monetari di Wall Street, l'intangibile finanziario elevato a valore unico, o delle innumerevoli mistificazioni operate dal potere in ambito giudiziario, sia se si ripensano le catastrofi umanitarie nella loro cruda materialità, in quanto fenomeni esistenti e concreti, ben al di là dei linguaggi mediati dal gergo politico e televisivo. Sulla sintassi piana e cadenzata di Ruggeri si innesta un lessico denso, asciutto, che non teme di chiamare le cose con il loro nome. Di chiamare le cose con il loro nome e di chiamare attraverso le cose il lettore. Proprio il largo utilizzo di toponimi, lingue tecniche, forestierismi, sintagmi che ibridano italiano neo-standard e sub-standard, insomma di tutto l'ampio repertorio del basso in senso sociolinguistico, questa lingua segnava un chiaro invito a una visione rasoterra della contemporaneità, scevra da pregiudizi e facili prese di posizione. Né il soggetto né il lettore possono dirsi innocenti. Non basta chiudere le persiane per ignorare il morbo di un intero pianeta, perché prima o poi le persiane cadono e non è più possibile sottrarsi alla visione delle fondamenta purulente che sostengono le nostre abitazioni di cemento armato. L'autore si rivela peraltro fortemente critico nei confronti della tradizionale utopia marxista che sperava di salvare me, te e il mondo, rilevando il rischio, oggi più che mai attuale, di ritrovarsi ingabbiati nel ricatto della paura reciproca, l'uno di fronte all'altro, sperando di essere il più veloce a fare fuoco.
La scrittura di Ruggeri si inserisce in una contingenza storica nella quale è bene tenere a mente l'imperativo fortiniano sulla responsabilità della poesia. Di fronte alla disumanità legalizzata dall'avanzata di poteri ottusi, schierarsi non è più una prerogativa marginale. Quando è sempre più evidente l'attacco ai fondamenti etici di uno Stato, di più Stati, e dunque potenzialmente del mondo globalizzato nella sua totalità, schierarsi diventa un obbligo.